Un recente esperimento sembra aver avvicinato il mondo della fantascienza a quello della scienza futura. Avevamo già parlato dei wormhole e del loro utilizzo per poter viaggiare nel cosmo, accorciando i tempi e le distanze che ci separano da altre stelle e sistemi solari. Bene, un gruppo di scienziati ne ha recentemente simulato uno, sfruttando il Sycamore Quantum Computer di Google, e i risultati sono stati pubblicati il 30 novembre 2022 sulla prestigiosa rivista Nature. Con le loro simulazioni, gli studiosi sono riusciti a far viaggiare dei qubit, cioè le unità minime di informazione quantistica, da un sistema di particelle all'altro, proprio come un ipotetico corpo dotato di massa potrebbe viaggiare all'interno di un wormhole. Si tratta della prima simulazione nel suo genere e si basa sulla possibilità dell'esistenza della gravità quantistica, ovvero di un modello teorico che metterebbe insieme la teoria della relatività generale di Einstein e la fisica quantistica. Facciamo prima però un passo indietro. Che cos'è un computer quantistico e che cosa sono i qubit? Il computer quantistico è un computer che sfrutta alcune delle proprietà della meccanica quantistica per ottenere una potenza di calcolo enormemente superiore a quella di un normale computer. E l'unità minima di informazione al suo interno non sono i bit, ma appunto i qubit. Questi, a differenza dei primi, sfruttano l'informazione trasportata da ogni singolo elettrone e possono assumere contemporaneamente e con probabilità diverse qualsiasi combinazione dei valori 0 e 1. Per semplificare, questo consente di svolgere molte operazioni contemporaneamente e di velocizzare notevolmente ed enormemente i calcoli. Un'ultima premessa: con particelle entangled, ovvero letteralmente aggrovigliate, ma in fisica si tende a non tradurre questo termine inglese, si intendono due particelle i cui stati sono intrinsecamente collegati fra loro. Quindi la modifica di uno in un luogo dello spazio avverrà anche nell'altra, per quanto possa trovarsi lontana. La natura dell'una dipende da quella dell'altra, o meglio dalla sua misurazione. Sostanzialmente, per dimostrare la possibilità di poter creare dei wormhole, i fisici hanno fatto ricorso al teletrasporto quantistico di informazioni tra due particelle entangled, ovvero un processo in grado di avvenire istantaneamente e che quindi simula l'invio di informazioni quantistiche attraverso proprio un wormhole gravitazionale. Ovviamente, come si diceva all'inizio, questa è una simulazione, non la realtà. L'entanglement quantistico gioca un ruolo importante nel calcolo quantistico, quindi un processore di questo tipo è il dispositivo sperimentale ideale per esplorare le somiglianze tra teletrasporto quantistico e wormhole. In questo scenario, i bit quantici, o qubit appunto, sul processore quantistico sono intrecciati tra loro e il teletrasporto è l'equivalente del qubit che viaggia attraverso un wormhole. Ovviamente stiamo cercando di semplificare al massimo un processo estremamente complesso. Nel caso di questo esperimento, le due particelle entangled erano due buchi neri, sempre simulati grazie a un computer quantistico. Questi fisici hanno scoperto un meccanismo quantistico per rendere attraversabile un wormhole, ha spiegato David Kolchmeier, uno degli autori della pubblicazione su Nature. Aggiunge anche introducendo un'interazione diretta tra regioni spaziali distanti. In questo esperimento i ricercatori hanno virtualmente inviato un segnale attraverso un wormhole, simulato appunto dal Sycamore Computer, sfruttando il cosiddetto teletrasporto quantistico. Il fenomeno, che dipende dall'entanglement di cui parlavamo prima, che consente appunto il teletrasporto di informazioni su lunga distanza. Per trovare due sistemi quantistici entangled che fossero sufficientemente semplici e che potessero essere quindi processati dai computer quantistici di cui disponiamo oggi, gli scienziati hanno sfruttato delle tecniche di apprendimento automatico
grazie alle quali sono stati generati molti esempi di sistemi con un comportamento coerente con la gravità quantistica, ma che richiedessero solo circa 10 qubit per essere processati. Nel loro esperimento i ricercatori hanno dimostrato di poter mantenere aperto un wormhole per un periodo di tempo sufficiente all'invio di informazioni tramite un segnale subluminale, applicando onde d'urto di energia negativa che si presentavano sotto forma di speciali impulsi di campi quantistici. Hanno quindi studiato la dinamica delle informazioni quantistiche che sono state inviate, scoprendo come i segnali che viaggiano attraverso un wormhole subiscano una serie di rimescolamenti e decodificazioni con un'informazione quantistica che esce intatta comunque dal wormhole stesso. Sul processore Sycamore hanno anche misurato la quantità di informazioni quantistiche passate da una parte all'altra, applicando, come dicevamo, un'onda d'urto di energia negativa rispetto a una positiva. Poiché le onde d'urto di energia negativa sono le uniche a poter aprire e mantenere aperti il wormhole, sono anche le sole a permettere il passaggio dei segnali che sono stati inviati. Nel complesso, le informazioni che passavano attraverso questi varchi nello spazio-tempo avevano firme chiave di un wormhole attraversabile, da qui l'affermazione che almeno a livello di simulazione è stato possibile ricrearlo. Ciò costituisce un passo verso l'esplorazione della fisica gravitazionale utilizzando processori quantistici e potrebbe portare anche allo sviluppo di potenti banchi di prova per studiare le idee della teoria delle stringhe e della gravità quantistica. Secondo il team guidato da Daniel Jefferies, ci sono molti protocolli aggiuntivi e nuove idee da esplorare, e si aspetta che in futuro verranno eseguiti più esperimenti sulla gravità dai computer quantistici. Tutto questo ci permette anche di avvicinare possibili motori a curvatura futuri alla nostra scienza, alla stregua di quelli di Star Trek, che potranno permettere all'umanità di potersi spostare in stelle distanti e indagare il cosmo. Un vero salto nel buio, ma che prima di essere compiuto deve necessariamente passare per una nuova comprensione della natura umana, ma ancor più di un cambiamento radicale del nostro modo di essere per evitare di trasformarci da specie evoluta in un virus cosmico.